Io quando vedo le delibere vedo tante fotocopie rispetto agli anni passati, no? Quando mi arrivano le delibere come capogruppo guardo alcune, tanto, se volete la maggior parte sono tutti i patrocini o questi incarichi qua, quindi proprio perché giustamente ci vuole tempo per prendere le decisioni. L'unica cosa che è stato fatto, il pressapochismo, è che è stata approvata la delibera di giunta lo stesso giorno in cui si sono fatte le comunicazioni ai genitori. I genitori hanno avuto la comunicazione di presenziare al mattino, è stata data, correggimi Claudio se sbaglio, per dentro l'avviso ai genitori per la riunione che si teneva nel centro attivo il giorno stesso. E uno deve saperlo se deve stare a casa dal lavoro per venire alla riunione. Ma il problema è che non potevano farlo prima perché si sono dimenticati di approvare la delibera. Siccome era esattamente uguale a quella precedente, non è che c'era da fare chissà che cosa, era esattamente uguale, è esattamente la fotocopia di quella di prima. Il problema è che è stato approvato alla fine. Poi il centro attivo si farà, è chiaro che uno deve imparare il tempo, io questo lo capisco. Io concludo solo con una con due pitoline. Ieri, dentro sempre i bambini, è stato distribuito un volantino dove una bellissima iniziativa che era stata fatta anche prima, quindi bellissima, dove si portano i bambini di quinta alle 14.30 il giorno lunedì. Ieri era, quindi i genitori l'hanno visto ieri sera, a fare il giro in bicicletta per Vittore, accompagnato dai vigili, protezione civile, la scuola, l'associazione ciclistica, tutto bello, quindi il comune. Peccato che alla fine si dice, alla fine del volantino, quindi leggo anche qua come voi decidete, iniziativa bella, giustissimo farla, uguale a quella precedente, si iscrive alla fine del volantino. Sì, scusate ma non ci vedo più. Così. Si chiede la vostra collaborazione di altri genitori, rivolte ai genitori, giustamente. Dove cosa si chiede ai genitori? Di garantire la sicurezza per la collocazione dei vari punti indicati, di allestire un rinfresco per i bambini. Alle 14.30 ritrovo al parco per predisposizione cartelle, percorso per rinfresco, allestimento, tavoli con tovaglioli, carta, bicchieri. Le bibite e le merende dovrebbero essere dati da Iper, altrimenti, cioè non lo sappiamo, ogni classe provveda per merende e acqua per ogni bimbo. Materiali, sacchette, spazzatura, guanti monouso, coltelli, apri bottiglie in caso di necessità, ringraziandomi anticipatamente gli insegnanti. Va tutto bene, ma il comune dov'è? E io lo do un volantino del genere dove gli dico ai genitori che lunedì devono stare a casa dal lavoro, e glielo dico oggi, lunedì, e dove gli dico guardate che facciamo questo evento, ma organizzatelo. Io capisco anche il palazzo degli insegnanti. Questo sono dati di fatto, è scritto. Questa è una abitudine. Questa è l'incapacità che dicevo prima. Quindi c'è alcuni che hanno l'inesperienza, altri che hanno l'incapacità. Sempre nella buona fede di tutti, perché io su questo, a differenza di altri, alzo sempre. Allora, ieri il comune, dopo che sono usciti articoli sul giornale con un'associazione di Vittore di calcio, abbiamo il libro del merito ieri, fa un accordo con un'altra società, perché giustamente il comune non dà fondi all'associazione di calcio, giustamente perché non li ha. E questa associazione si muove per reperire i fondi
per poter, perché a Vittuone abbiamo una società che ha vinto il campionato, è arrivata in eccellenza, e tutti i settori giovanili, tutti, ripeto, tutti, hanno vinto e sono alle regionali. Alcuni di questi alle interregionali. Dovrebbe essere un vanto per un'amministrazione comunale. Cosa fa l'amministrazione comunale in data 30, sempre usando gli uffici? Praticamente mette in mora la società dicendogli che è inadempiente, secondo me, per follia, perché poi se andiamo a prendere gli anni, così è stato negli anni indietro, adesso non voglio ridarvi a leggere tre pagine di Roma, se volete vedere, gli dice: ve ne dovete andare, cioè lasciateli due ricambi, vi revoco la convenzione. Ma è la contemporaneità dell'atto. Cioè, è possibile che lei fatto quanto sono usciti gli articoli sui giornali in accordo con Vigevano, tanto per non fare un nome, e un altro è. Dietro c'era anche la Provercelli, che è una società professionistica. Allora, io sono per il campanilismo, guardate, io sono un nazionalista cronico, un sciuminista cronico, e ho il campanilismo nel sangue. Però uno, quando deve amministrare, deve scendere da questi principi, perché bisogna usare la praticità. Se oggi dicono che non ci sono fondi e una società trovi fondi mettendosi insieme, che è quello che stanno facendo tutte le società che sono a quel livello, quindi tutte le giovanili regionali all'eccellenza, si mettono insieme per fare massa critica. Uno che economia di scala, non so come dirlo, come spiegarlo, cioè abbatti i costi perché mi metto insieme. E le giovanili rimanevano a Vittuone, la prima squadra andava via, è quello che abbiamo sempre voluto tutti, cioè rimaneva in eccellenza, giocava da un'altra parte e venivano fondi per le giovanili. Questo è l'embrione di accordo. Uscito sui giornali questa cosa, lo stesso giorno arriva una lettera proprio con l'altra, che ovviamente io ho avuto dalle associazioni. Allora, capite? Qualcosa che non va nel principio, che non va nell'idea. Poi uno ha altre scelte, ma vorrei saperle, perché legalmente e formalmente, se tolgo, faccio la revoca di convenzione, mettiamo anche che hanno dei punti che avevano anche contestato, che non vanno bene, io lì dico che di tutti questi punti vorrei parlarne col sindaco e lo farò, perché questa non è polemica, nel senso di dato di fatto, anche qua vorrei risolverlo, se è possibile, risolverlo. Ma come può? Io sono convinto che il sindaco non sa neanche di questa lettera, quindi guardate, vado oltre, io sono convinto che il sindaco non sa neanche di questa lettera. Per cui, come può ci si siede a parlare con l'associazione, hai saputo che hanno fatto un accordo, sono inadempienti in alcuni punti, cerchi di risolvere il problema e di trovare una convergenza. Non gli dici, li mando via e gli dici con l'ultima frase. Si precisa che in ogni caso il presente procedimento, cioè di scioglimento della convenzione, sarà concluso nel termine di 30 giorni, guarda caso il 30 di giugno, quando i bambini delle giovanili sono svincolati. Sarà un caso, è assolutamente un caso. Quindi la società per iscriversi al campionato deve sapere dove deve giocare. Indipendentemente dal ricevimento o meno di vostre controdeduzioni in merito. Questo è scritto. È così il punto. Cioè, io ti contesto una cosa e non mi devi riscrivere. Questa è democratico. Oppure far parlare i cittadini. Questo è scritto. Grazie. Siete stati bravissimi a stare dentro voi.
Carmelo Verda. Secondo me non è una cattivissima cosa, solo che cosa succede? Succede che quando qualche anno fa avevo fatto la stessa cosa con i volontari in biblioteca, ricordate, no? L'associazione che gestisce la biblioteca, e c'erano delle persone che, soprattutto donne che stavano a casa, che mi avevano chiesto: ma è possibile che noi dare una mano in biblioteca in modo da stare lì? No? Ecco, uno dei sabati successivi mi sono ritrovato in biblioteca, avvisato prima dalle persone, due esponenti del PD locale che sono venuti, ma invitati anche da me, no? A verificare la cosa, a controllare se queste donne che potenzialmente potevano andare lì non fossero sfruttate, no? E andavano lì a sistemare i libri, a dare una mano, insomma, no? E poi erano due o tre, non erano tanti. Ecco, questo forse due pesi e due misure sulle quali bisognerà magari rifletterci più avanti. Abbiamo